Amiche ed amici di animemanga.it, ben ritrovati di nuovo appuntamento con Timelapse Gunpla e Gunpla di Akumetsu, la rubrica nella quale condivido con voi la mia passione per questo straordinario mondo. E quest'oggi sono particolarmente entusiasta e contento di presentarvi il primo dei due super minipla della mia collezione. Ebbene sì, perché da quello che potete vedere in video, questi sono i super minipla di Ooga e Dendo, protagonisti ovviamente di Gear Fighter Dendo, una serie degli anni 2000 più o meno, che è arrivata anche in Italia su Rai 2. E voi sicuramente vi starete domandando: ma come Akumetsu, tu dai grandi Gundam passando per Mazinga arrivi poi ad una serie come Gear Fighter Dendo? Sì, la risposta è sì, perché, beh, non voglio difendere la serie, non ha di certo bisogno di me, però è stata creata dallo stesso creatore di Gundam Seed e Gundam Seed Destiny, quindi non parliamo dell'ultimo arrivato, ed è una serie il cui mecha design mi piace davvero tantissimo. E quest'oggi voglio parlarvi poi del primo dei due, o meglio, il primo per me, cioè il primo dei due mecha che a me piace di più, quello che preferisco, ovvero Ooga, che nella prima parte della serie è l'antagonista principale della serie. Ovviamente, prima di lasciarvi al timelapse e alle mie considerazioni, però voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo foste, attivando la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni, di seguirci poi soprattutto sui nostri account social, perché su Instagram, in particolar modo su IGTV, che condividiamo questa rubrica con tutti quanti voi. Adesso però vi lascio al prosieguo del video, buona visione!
Voci Amici con Oga in tutto il suo splendore e devo dire la verità, sono felicissimo di questo super minipla. Ero inizialmente felice di essere riuscito a reperire queste due super minipla che sono stati realizzati per celebrare il 20° anniversario della serie ed ero contento, anche se avevo visto solo i super minipla da lontano ovviamente, e in Giappone sono molto diffusi, soprattutto per quanto riguarda la serie di Super Sentai, quelli che noi chiamiamo Power Rangers, comunque di mecha non tradizionali, che Bandai diciamo, ecco, non Gunpla, non Plamo. Devo dire la verità, avevo delle, non delle remore, però pensavo fossero tecnicamente inferiori rispetto ai Gunpla e ai Plamo. Beh, ero completamente in errore. Oga qui presente mi ha dato davvero tantissima soddisfazione, ma soprattutto, amici, a parte il discorso estetico, io preferisco Oga rispetto a Dendo, questo è ovviamente un gusto del tutto personale, ma vedere un mecca nero con diciamo i turbini rossi e le sue armi elettroniche così da lasciare davvero bellissimo, non potevo che prenderlo. Poi ovviamente, avendo avuto l'occasione, è un'occasione speciale, Oga c'è dentro, avete visto in apertura, le due cover sono praticamente una visual completa, beh, dovevo prenderli entrambi, però questo è stato il primo dei due che ho puntato. Devo dire la verità, è bellissimo e, come dicevo prima, a livello tecnico è davvero tantissima roba. Andiamo appunto nel dettaglio e vi dico, partendo praticamente dal basso andando verso l'alto, i piedi hanno una triplice articolazione, poiché non soltanto la parte anteriore del piede riesce a piegarsi in avanti, ma anche a livello di caviglia e nel lato posteriore, per non parlare poi delle ginocchia, che hanno un duplice meccanismo. Il primo permette di piegare la gamba in maniera naturale, il secondo invece permette di estendere la lunghezza del ginocchio per poi farlo piegare e fargli assumere la posa che chi conosce la serie lo sa, ovvero si mettono sulle ginocchia e sfruttano questi turbini per sfrecciare sul terreno e riesce ad avere questa posa, è davvero bellissimo. Ovviamente tutti i turbini presenti sia sugli avambracci che sulle gambe sono ovviamente funzionanti e l'ho fatto vedere anche durante il time lapse. Per quanto riguarda la waist unit è davvero d'altissimo livello, anche in questo caso non soltanto le gambe riescono a ruotare verso l'esterno e verso l'interno, ma riescono anche a fornire un'ottima apertura. Per quanto riguarda invece il lato superiore, le braccia sono duplicemente articolate, quindi riesce a fare tutto il movimento dell'avambraccio verso la spalla, gli spallacci superiori hanno un poco di gioco, le braccia riescono a fare il movimento quindi sia verso l'esterno che verso l'interno, poi ovviamente Uga ha questa particolarità della maschera che può essere anche rimossa come in questo caso e soprattutto anche la parte posteriore si può estendere e far uscire, diciamo, le super batterie. Vabbè, questo è l'unico aspetto della serie che ovviamente non ho amato, ma riesce anche ad espandere la parte superiore per gli attacchi finali. Parlando poi delle armi elettroniche di Uga, posso dirvi che anche loro mi hanno dato tanta soddisfazione. In primis perché sono realizzate davvero benissimo e in secundis anche perché la loro modalità arma è davvero spettacolare. Toro infuriato e vipera insidiosa fanno la loro porca figura, sono davvero stupendi e ho molto apprezzato il fatto che su tutto il Super Minipla sono presenti pochissimi stickers e questi stickers sono puramente decorativi. Inoltre, sia per quanto riguarda il viso di Oga che per quanto riguarda quelli di Vipera Insidiosa e Toro Infuriato, escono già dipinti dal pacco, il che è davvero davvero bellissimo, perché per quanto si perda un po' l'effetto riflesso dello sticker, è altrettanto vero che però toglie tantissima ansia nel momento in cui si mettono gli stickers. Inoltre, Vipera Insidiosa e Toro Infuriato hanno anche un'altra trasformazione. Mentre Toro Infuriato diventa una sorta di diciamo di carro armato, comunque carro di supporto, Vipera Insidiosa diventa una sorta di ruota dentata che io sto utilizzando come bracciale e ho trovato bellissimo, mi piace tantissimo, quindi almeno per i prossimi giorni la terrò indosso così. L'unica pecca di questo Super Minipla è nel
unire le parti delle braccia, quindi dell'attacco, diciamo delle spalle, sia per quanto riguarda la waist unit, perché è davvero durissima, ho le dita davvero doloranti ancora adesso, perché sono davvero dure, però una volta inserite con tutte le altre parti, devo anche ammettere che è molto molto resistente, riesce comunque a fare qualsiasi tipo di movimento senza nessun tipo di problema. E poi il gumpla è proprio, il super mini pla è davvero solido e anche abbastanza pesante. Una cosa che ho apprezzato poi particolarmente, oltre alla sua costruzione che è facile, i runner sono organizzati benissimo, è anche il fatto che oltre a agli accessori, quindi al Weapon Dataset, ovvero la presenza nello stesso pacco di Toro Infuriato e di Vipera Insidiosa, c'è anche il fatto che ci sono, oltre a questo tipo di espressione, ce ne sono altre due in confezione e c'è tutta un'altra testa, ovviamente non rimovibile, quindi con la maschera sempre fissata sul volto, oltre ad altri ben due paia di mani che starete sicuramente vedendo nelle immagini, quindi non soltanto il pugno chiuso ma anche quello aperto e la dynamic hand, quindi la mano dinamica aperta, spread dynamic hand. Come dicevo prima, è davvero bellissimo poterlo posare e soprattutto avendo un ottimo equilibrio riesce a mantenere anche pose stranissime o comunque molto estreme senza alcun tipo di problema. State vedendo ad esempio la posa con il calcio in alto, l'angolo di apertura delle gambe è grandissimo e non ho utilizzato nessun tipo di action base e posso assicurarvi che Iruma in questo momento non sta utilizzando nessun espediente dell'editing. È così come anche le pose più basse per i combattimenti, le armi elettroniche sono anche studiate per ricreare quelli che sono gli attacchi finali. Potete vedere quindi l'assalto di Toro Infuriato, si aggiunge un pezzo che permette l'estensione della testa di Toro Infuriato, così come Vipera Insidiosa, che invece di avere un filamento di plastica che tendenzialmente può tendere verso il basso, soprattutto quando non sono di ottima fattura, in questo caso invece è un pezzo unico di plastico, il che permette di ricreare ancora meglio quello che è l'attacco finale di Vipera Insidiosa. In definitiva, quindi, devo dire che questa tipologia di super minipla, questo minipla mi ha davvero sorpreso su tutta la linea, perché non è qualcosa di inferiore rispetto ai Gunpla o rispetto ai Plamo. È un'esperienza a livello di costruzione è davvero piacevole, non è difficile, tutto è spiegato per bene, è articolato benissimo, è strutturato benissimo, è bellissimo esteticamente, io non posso che parlarne bene e non posso far altro che consigliarlo, quindi qualora riusciste a metterci le mani sopra ne vale assolutamente la pena. Posso solo immaginare quanto mi divertirò nel montare Dendo con unicorno perforante e leone cerchiato, perché mentre qui abbiamo Vipera Insidiosa è stato molto più facile costruirlo, per quanto riguarda le altre due armi elettroniche, sono animali a sé stanti, quindi prevedono tutta la costruzione che avete visto anche durante il timelapse. Quest'oggi non ci saranno particolari paragoni, questo perché semplicemente non ho altri super mini pla al momento disponibili da mostrarvi in video, quindi non volendolo paragonare a tanti altri Gunpla, semplicemente perché parliamo della stessa famiglia ma di articoli diversi. Quindi l'unico paragone che voglio confronto che voglio mostrarvi oggi è quello con l'RX-782 Beyond Global. Non per farvi vedere la differenza a livello costruttivo, ma per farvi piuttosto apprezzare quanto non sia un articolo di serie B in questo super mini pla. Potete vedere quanto Uga sia grande rispetto al Beyond Global, che comunque rispetta le caratteristiche dell'RX-782. Le plastiche riescono a riflettere bene la luce, ovviamente la palette cromatica poi a maggior ragione è diametralmente opposta, però potete anche vedere quanto Uga non sfigura affatto e di questo sono particolarmente contento. Come sempre, amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato
così, però mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace, sempre incoraggiante, ma soprattutto voglio invitarvi a partecipare attivamente alla vita del nostro progetto commentando, facendoci sapere la vostra opinione, che è sempre il nucleo, il cuore del nostro progetto. Voglio poi ricordarvi di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo foste, attivando la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni, e di seguirci anche sui nostri account social, in particolar modo su Instagram, perché su IGTV condividiamo questa rubrica con tutti quanti voi. Detto questo, amici, è veramente tutto. Un saluto, un ringraziamento sentito dal vostro amico Comezzo.